a Sofia. Io studio anche italiano e mi dispiace perché io non parlo perfetto, ma voglio imparare e questo è più importante. Nessun problema. Parli molto meglio di tanti miei amici che sono italiani, tranquillo. Anche di noi. Ma perché tutti mi hanno detto questo? Perché tutti parlano male in Italia. Quello che manca è un po' l'esperienza. Sei quasi pronta e hai 17 anni. Quindi no, e che? Abbiamo preso dei cifoni. No, non scherziamo. Non scherziamo, non è vero. Non sono d'accordo. Allora, dovresti lavorare tanto di più e tra un anno ti basta per tornare e distruggere tutto. Vabbè, adesso posso io? Sinceramente, non solo mi auguro che tu stia qua dentro, ma mi auguro che tu stia qua dentro e lavori con me. Grazie. È il mio desiderio. Poi grande opportunità per noi. Oltretutto, posso aggiungere una cosa, Lauro? Il rischio qual è? Lei da Sofia è venuta a X Factor Italia. Domani lei da Sofia va a X Factor Paese X, va, spacca, vende un sacco di dischi e diventa famosissima. Sono d'accordo. E noi passeremo alla storia come gli scemi che l'hanno fatta andare via. Per cui io preferisco... preferisco averla qua. No, no, ma io guarda che sono... cioè, la mia è una specie di forma di protezione perché vedo un diamante che brilla e che non voglio che si rovini perché sto mondo qua è maledetto. Mi sembra bella sgamata, mica pianto per 20 minuti, cioè... è a posto, tranquillo. Frecciatina! Fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire.